L'attesa ovviamente sarà vedere quello che succederà con l'azienda di trasporto unificato. Ovviamente ci sono state tante polemiche, poi ovviamente ci sarà un periodo di assesto. Allora, alla luce di quello che sono le prime ovviamente conseguenze, qual è la considerazione da fare? La considerazione è che l'azienda unica dei trasporti sarà per la regione una grande risorsa e non più un assorbimento di risorse, sarà una grande risorsa perché avrà la dimensione giusta per poter competere nelle gare, per poter competere a livello nazionale, sarà presumibilmente l'ottava azienda in Italia sulle oltre 200 che operano nel settore e sarà un'opportunità e un'occasione per offrire agli abruzzesi dei servizi più efficienti a costi inferiori. Cos'è che non capisce chi attualmente ancora è titubante su questa unificazione? La dispersione dove era concentrata? Ma non credo che ci sia, non mi è sembrato di leggere una forte opposizione al progetto. Il progetto è un progetto che è stato elaborato nel corso degli ultimi 10 anni, è una scelta per certi versi inevitabile. Probabilmente qualche dissapore può esserci nelle modalità di realizzazione, ma credo che la delibera che ha approvato la legge regionale e che ha previsto una discussione in consiglio regionale del piano strategico del progetto di fusione sia un'ottima delibera che consentirà di chiarire tutti i punti e sono convinto di avere la totale condivisione su un progetto che è strategico per la regione Abruzzo. Quello che aveva chiesto Forza Italia, per cui aveva fatto opposizione, era la garanzia per i lavoratori, anche per gli utenti, in 10 punti di garanzia. Ecco, su questo cosa si può dire? Non ci saranno problemi di esuberi. Il nostro obiettivo è con il personale che abbiamo, anche con il personale che dovesse risultare eccedente in alcune aree, appronteremo nuovi servizi. La scommessa è tutelare tutti i posti di lavoro, tutelare i trattamenti salariali, aumentare straordinariamente la produttività facendo meglio ciò che già viene fatto e introducendo nuovi servizi.